Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca giudiziaria. Si apre un terzo filone nella inchiesta della Procura di Pescara, che ruota attorno all'imprenditore Vincenzo Marinelli. Il commissario ARIC Daniela Valenza è finito nel registro degli indagati per un appalto non ancora giudicato per la pulizia e la sanificazione degli ospedali abruzzesi. Domani, nel frattempo, inizieranno gli interrogatori. Il primo ad essere ascoltato sarà l'ex assessore regionale Mauro Febbo per il filone che riguarda il project financing del polo oncologico nell'ospedale di Chieti. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Un ennesimo appalto sospetto scuote la sanità e la politica abruzzese. Si apre un nuovo filone nell'inchiesta che ruota attorno all'imprenditore e dirigente sportivo Vincenzo Marinelli, che secondo gli investigatori avrebbe fatto da ponte tra la politica e il mondo degli affari ed è ora indagato, insieme alla figlia ed altri collaboratori, per reati che vanno dalla corruzione alla turbativa d'asta. Sotto la lente d'ingrandimento il project financing per il polo oncologico dell'ospedale di Chieti e le due gare d'appalto, una della regione Abruzzo e l'altra del comune di Pescara, per la fornitura di autobus elettrici. Ora però si è aperto un nuovo filone dell'inchiesta. Il PM Andrea Di Giovanni vuole vedere chiaro anche sull'appalto riguardo la pulizia e la sanificazione di ospedali e strutture delle quattro aziende sanitarie. Con questo nuovo filone, alla lista degli oltre 20 indagati si aggiunge il nome di Daniela Valenza, segretaria della Giunta Marsilio, ma con ruoli apicali anche nella precedente Giunta regionale. La Valenza, che venerdì ha subito le perquisizioni delle forze dell'ordine, è indagata per turbare libertà della scelta del contraente in qualità di commissario ARIC, l'Agenzia regionale di informatica e committenza. In questo ruolo, attraverso l'adozione di atti amministrativi, si legge nell'imputazione provvisoria, concorreva a turbare il processo amministrativo diretto a stabilire il contenuto del futuro bando di gara, non ancora giudicato, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e, in ultima analisi, al fine di assicurare l'aggiudicazione in favore della DM Società Cooperativa. I fatti contestati sarebbero avvenuti lo scorso 1 aprile. Oltre alla Valenza e a Marinelli, nella lunga lista di indagati ci sono nomi di spicco, quali quelli del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e dell'ex assessore Mauro Febbo, entrambi di Forza Italia, così come quelli dei leghisti Fabrizio Di Stefano e Sabrina Bocchino, quello dell'ex assessore alla sanità della Giunta d'Alfonso, Silvio Paolucci, e del direttore dell'ufficio Monopoli, Guido Dezio. Gli interrogatori inizieranno domani, quando Febbo si recherà in procura. Il capogruppo in regione dei forzisti sarà ascoltato riguardo il filone del project financing e dovrà spiegare la provenienza di quel mezzo milione di euro, di cui circa la metà in contanti, che la finanza ha trovato in una cassetta di sicurezza intestata alla figlia del politico. E proseguiamo con il nostro giornale, voltiamo pagina. Maggiore sicurezza sui treni abruzzesi e sui mezzi pubblici che circolano sul territorio regionale. Questo è l'obiettivo dell'accordo firmato fra Regione, Trenitalia e Forze dell'Ordine. I dettagli sono stati illustrati questa mattina in una conferenza stampa a Pescara che abbiamo seguito con Paolo Renzetti. Illustrato questa mattina a Pescara l'accordo fra Trenitalia S.p.A., la Regione e le forze dell'ordine finalizzato all'incremento della sicurezza a bordo dei treni in ambito regionale. L'accordo verrà anche allargato ai mezzi pubblici che circolano nella nostra regione e dove a bordo potranno salire componenti delle varie forze dell'ordine che viaggeranno gratuitamente e potranno intervenire in caso di bisogno e di problemi di ordine pubblico. Più sicurezza sui treni regionali, ma non solo sui treni regionali. Oggi sottoscriviamo la convenzione con i rappresentanti delle forze dell'ordine e con Trenitalia, ma il nostro intento è quello di garantire questa sicurezza anche su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale. Quindi successivamente andremo a perfezionare altre convenzioni con i gestori del trasporto pubblico locale per fare in modo che sui nostri mezzi ci sia più sicurezza e per fare in modo che i cittadini viaggiano sempre di più sui mezzi pubblici nella piena consapevolezza di essere tutelati. Garantiamo a tutti coloro che militano nelle forze dell'ordine, nei corpi di guardia costiera e nei vigili del fuoco,
fuoco di poter usufruire gratuitamente del servizio. È chiaro che devono registrarsi in questo caso con Trenitalia attraverso un'app per fare in modo che il conducente sappia che all'interno del mezzo c'è una persona che può intervenire in qualsiasi momento. Già ci siamo mossi in tal senso, il Presidente ha già fatto delle comunicazioni agli enti gestori, ai concessionari delle autostrade. La prossima settimana avremo un incontro con l'ingegner Perna, che è il responsabile della 14 nel tratto che ci interessa, e quindi stiamo andando verso una soluzione del genere, accelerare il più possibile adesso i lavori per poi sospenderli nel periodo di maggior traffico di ferie, cercando appunto di liberare il più possibile così. È chiaro che sarebbe importante un intervento più più qualificante, cioè quello della terza corsia, che stiamo chiedendo più volte più a gran voce al Ministero, sperando appunto che questo non ci possa tornare alla situazione dello scorso anno, quando sulla statale 16, soprattutto nel tratto tra Pescara e Giulianova, si sono verificati gli inconvenienti drammatici, quasi anche con la possibilità di incidenti per i cittadini. E proprio di questo andiamo a parlare adesso, perché la preoccupazione espressa da De Annuntis è anche quella del sindaco di Silvi, Andrea Scordella, che appunto vorrebbe evitare il ritorno alle immagini che state vedendo e che si riferiscono all'estate del 2019, con il traffico congestionato nel tratto della statale 16 che attraversa la città di Silvi, fra i caselli A14 di Pineto e Città Sant'Angelo, traffico che allora, come oggi si sta riverificando, era dovuto ai cantieri che ci sono sulla A14, anche ai sequestri, ricorderete, su tutti quello del viadotto del Cerrano. A Silvi e su tutta l'Adriatica, dunque, torna l'incubo di quella estate, ore di blocchi e traffico impazzito su tutta la costa, anche nelle aree limitrofe a Silvi. Il sindaco di Silvi, Scordella, come detto, sta seguendo l'evoluzione della situazione, auspicando che dopo i primi di giugno ci sia una riduzione dei cantieri autostradali, in modo da non far aumentare i transiti, soprattutto dei mezzi pesanti, sulla statale 16. E noi continuiamo voltando pagina. Questa mattina i rappresentanti della CGIL hanno espresso tutta la loro preoccupazione per la paventata chiusura del centro psichiatrico diurno di Pescara. La vicenda è anche indirettamente collegata all'inchiesta della Procura Adriatica sugli appalti della ASL. Vediamo. Noi osserviamo questo sostanzialmente: se i locali ASL a seguito di sopralluogo del centro diurno integrato non sono idonei, come così parrebbe insomma dal sopralluogo ASL, non dovevano esserlo neanche nel 2020, nel 2019, nel 2018, 17, 16, 15 e 14. Noi riteniamo che così non sia, per un motivo molto semplice: perché sin dal 2014 quel centro diurno integrato, che prima era in via Largolano e poi è stato spostato in via Vespucci, è sempre andato avanti con proroghe, e sostanzialmente da un centro diurno sperimentale è diventato un centro diurno strutturale nei fatti, perché ormai sono 7-8 anni che c'è questo centro, che ha dato sicuramente delle grosse soddisfazioni dal punto di vista sociosanitario e terapeutico per quanto concerne i pazienti, e ha dato grosse soddisfazioni anche alla città, perché sono lì ricompresi insomma una decina di lavoratori che dentro l'appalto generale potrebbero rischiare il posto di lavoro. Quindi abbiamo due questioni: la salvaguardia dei pazienti psichiatrici e le loro famiglie, perché non sono dei pacchi postali che possono essere spostati da un posto ad un altro, addirittura si paventa fuori regione Abruzzo, ma noi semmai vogliamo chiedere questo, e domani avremo un incontro anche in sede di conferenza dei sindaci ASL, chiederemo questo, di rilanciare semmai, non di chiudere il centro diurno integrato, perché è
sicuramente un fiore all'occhiello della nostra città. Io spero che le istituzioni, il sindaco in primis, che già abbiamo sentito ed è d'accordo su questo, ma anche la Regione Abruzzo e soprattutto la ASL, ci ripensi, quindi ripensi a questa scelta che dal nostro punto di vista è una scelta illogica, sia dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista delle carte che abbiamo, perché quasi la ASL smentisse se stessa, perché se lo era, ripeto, nel 2021 indogno, doveva esserlo appunto sin dal 2014. Invece la ASL ha sempre riprorogato questo servizio sociosanitario. Adesso ci spostiamo a Teramo. La Fondazione Tercas ha voluto premiare gli studenti che si sono distinti nel mettere in pratica azioni di integrazione nei confronti dei compagni disabili. I ragazzi premiati durante la pandemia, nonostante potessero restare a casa per seguire le lezioni in didattica a distanza, hanno scelto di tornare in classe proprio per non lasciare soli i propri amici. Allora andiamo a vedere insieme il servizio di Tania Bonnici Castelli. Un premio davvero meritato, quello che la Fondazione Tercas di Teramo ha consegnato agli studenti meritevoli per il loro impegno sociale. Durante la pandemia questi ragazzi potevano seguire le lezioni da casa in modalità DAD, eppure hanno scelto di non lasciare soli i loro compagni disabili, che al contrario frequentavano in presenza. Hanno costituito così piccoli gruppi e a turno si recavano in classe per non far soffrire di solitudine quegli amici speciali. Un esempio di vera integrazione. Allora, abbiamo voluto riconoscere il merito degli istituti, dei dirigenti e naturalmente dei ragazzi che volontariamente hanno risposto all'invito di condividere la presenza a scuola con i ragazzi disabili, i loro compagni disabili, nonostante vi fosse la DAD. Questa era un'alternativa che era prevista proprio dal Ministero per realizzare un'integrazione vera, come appunto previsto nei programmi ministeriali, ma poi stava ai bambini e anche ai loro genitori accettare questo invito. E li hanno sostenuti questi bambini? Ma li hanno sostenuti con la loro presenza, che è stata alternata. Naturalmente si sono stati creati dei piccoli gruppi che hanno accompagnato nel processo appunto educativo scolastico i ragazzi disabili. Questo è stato un elemento secondo noi da sottolineare per due ordini di motivi. Il primo è che noi abbiamo un dato statistico preoccupante che ci dice che l'età dei volontari sale sempre di più, i giovani non si avvicinano al mondo del volontariato e questo, ripeto, è un dato che ci preoccupa moltissimo. L'altro è che l'integrazione, come dice la parola, non vuol dire accettare qualcuno di problematico o in difficoltà, vuol dire ricostituire un'unità, e in questa unità è tutto l'insieme che si arricchisce. L'integrazione non vuol dire prendere un soggetto fragile e portarlo all'interno di un nucleo forte, vuol dire far sì che tutte le vocazioni, tutte le intelligenze che esistono in una comunità diventano un uno armonico e quindi tutti sono l'uno la risorsa dell'altro. Nella suggestiva cornice di Palazzo Melatino sono stati lodati e premiati gli studenti e gli insegnanti di 6 istituti scolastici teramani: San Nicolò a Tordino, Falcone e Borsellino di Valvomano, Saffo e Moretti di Roseto, Illuminati di Atri e il Liceo Scientifico Delfico di Teramo. Il Comune di Pescara ha presentato il piano estivo dei parcheggi per questa stagione. 1800 i posti a disposizione, oltre a quelli delle aree di risulta. Vediamo. Il piano parcheggi estivo di Pescara, in realtà se ne è parlato questa mattina in conferenza stampa. Assessore Mascia, quali le novità? La prima novità è che partiremo dalla prossima settimana, in anticipo rispetto agli altri anni, perché l'auspicio per tutti e di tutti e che sia un'estate che si avvicini alla normalità, e tra l'altro con una grande novità che Pescara per la prima volta nella sua storia è stata insignita del titolo di bandiera blu e quindi una certificazione di qualità straordinaria. 1800 posti auto
distribuiti tra nord e sud della città, oltre 300 nella zona ex Enaip, 500 nella zona sud di Pescara, dal lungomare Cristoforo Colombo fino a Via Barbella, e poi a partire dal 19 di giugno, quest'anno in anticipo, 1000 posti auto sulla strada Parco, ovviamente il sabato e la domenica, mentre nelle altre zone l'offerta sarà quotidiana. Ci saranno anche dei posti per le bici lungo la riviera, ma non sul marciapiede. Sì, il sindaco ha lanciato un appello che poi è stato interpretato in vari modi, ma è un appello di buon senso, di buona volontà, che è quella di rendere sempre più bella la nostra città, di rispettare il decoro urbano e quindi di rendere compatibile la presenza delle biciclette, auspicatissima, perché noi vogliamo incentivare in tutti i modi la mobilità sostenibile, la mobilità alternativa, renderla compatibile anche con la bellezza della nostra riviera, che deve essere soprattutto utilizzata dai pedoni. Però questo assolutamente non esclude la presenza massiccia di biciclette. Stiamo trovando le migliori soluzioni estetiche per avere gli stalli bicicletta che vengono garantiti ogni anno, ma anche nel rispetto della piena fruibilità della nostra riviera. Torniamo a Silvi, tutto pronto per far partire il Museo del Mare. È stato infatti siglato il protocollo d'intesa fra Comune e Circolo Nautico. Il progetto per anni era rimasto nel cassetto ed ora può diventare realtà. Vediamo con Stefano Recanati. Un protocollo d'intesa è stato sottoscritto nei giorni scorsi dal sindaco di Silvi Andrea Scordella e dal presidente del Circolo Nautico Silvi Mario Gattone, con l'intento di avviare l'iter per la realizzazione del Museo del Mare. L'obiettivo principale dell'accordo è quello di non far dimenticare alle nuove generazioni le antiche radici profonde del mare, dal quale la popolazione di Silvi ha tratto la principale fonte di vita e di economia. Il museo nascerà nella sede del Circolo Nautico, mentre il comune si impegnerà a fornire materiali e reperti in suo possesso. Erano già due anni che lavoravamo su questo progetto, un progetto importante. Silvi nasce sul mare, con il mare. Tantissime sono le memorie storiche dei tanti naviganti silvaroli che hanno veramente solcato tutti i mari, e non vogliamo far morire la memoria storica di queste famiglie, e perciò il Comune di Silvi si è impegnato insieme al Circolo Nautico, che metterà a disposizione parte dei propri locali, proprio per realizzare un museo del mare in memoria e ricordo dei tanti che hanno vissuto il mare, veramente tutti i mari del mondo. Quali sono le cose che andranno messe in risalto? Ma io ho avuto la fortuna di assistere a un patrimonio di oggettistica, di ricordi, di fotografie, veramente un patrimonio che non deve andare disperso, e dunque questa amministrazione ha fatto una scelta, quella di tutelare e preservare tutte queste bellezze. Adesso non le svelo, però voglio dire veramente dalle conchiglie storiche di tutti i mari, riportate poi negli anni, nei tempi quando si poteva fare. E dunque veramente un patrimonio che sarebbe un peccato disperderlo. E adesso lo sport. La Serie D, con le partite giocate ieri, dopo 5 risultati utili consecutivi si ferma il Pineto, battuto in casa dalla Vastese 1-2. La squadra di D'Adderio reagisce al gol di Minnozzi, rimonta con le reti di Monza e Mamone e si avvicina a metà classifica. Il Pineto resta comunque in zona playoff. Il Pineto cade nella trappola di una Vastese già salva ma tutt'altro che rinunciataria. Gli aragonesi si impongono in rimonta per 2-1 al Mariani Pavone nel recupero e fanno lo sgambetto ai biancazzurri nella corsa ai playoff, in attesa dell'altro recupero contro il Castelnuovo fissato per il 2 giugno. Pomante nel suo 3-4-1-2 effettua due cambi rispetto alla formazione vincitrice contro il Monte Giorgio, con l'esordio di Brattelli in difesa per Mesisca e Baldinini a centrocampo al posto di Galeano. Sorprende invece lo schieramento aragonese con D'Adderio che opta per il 3-5-2 al fine di arginare le sortite degli esterni pinetesi, inserendo Barbarossa e Diallo larghi a centrocampo. Dopo un minuto di raccoglimento per le vittime della tragedia di Stresa, l'arbitro Claudio Campobasso della sezione di Formia dà il via alle ostilità. Prima occasione di marca locale al decimo, con Baldinini che imbecca in verticale Minnozzi, ma l'attaccante perde l'attimo e si fa recuperare dalla chiusura della difesa vastese, vanificando una buona opportunità. Ancora Pineto al
17esimo con Baldinini che tenta la conclusione d'esterno, ma la sfera termina fuori. I biancazzurri di casa insistono e sfiorano il gol al 20esimo con Minincleri che riceve palla sulla destra e fa partire il diagonale che lambisce il palo e termina sul fondo. La partita si accende nel finale di frazione. Al 39esimo Minincleri fa partire il traversone sul secondo palo, il colpo di testa di Della Quercia che viene respinto, la sfera carambola sui piedi di Minnozzi che dal limite non perdona e porta in vantaggio i suoi. Ma la risposta ospite è immediata con la Vastese che rientra subito in partita. Al 41esimo sugli sviluppi del corner di Obodo è impeccabile il colpo di testa a incrociare sul secondo palo di Monza che insacca l'angolino e riporta la gara in parità. Il primo tempo finisce sul punteggio di 1-1. Si accende subito la gara nella ripresa con la Vastese che in apertura riesce a ribaltare il risultato. Al 7esimo giocata in verticale di Martiniello per Mamona che sorprende la difesa biancazzurra e in velocità salta Mercorelli insaccando indisturbato la sfera in fondo al sacco per il sorpasso della Vastese che ribalta il risultato. 1-2 e ottavo gol in campionato su azione per Mamona. La reazione della squadra di casa al 17esimo quando Della Quercia mette in mezzo il traversone, ma è perfetto l'anticipo di Barbarossa sugli avanti pinetesi, passa un minuto e ancora Pineto pericoloso, Minnozzi recupera un buon pallone, resiste alla retroguardia biancorossa e libera di tacco Romano che però tenta una sorta di pallonetto non riuscendo a trovare il colpo grosso. Insiste la formazione di Pomante nel tentativo di recuperare le sorti del match. Al 20esimo punizione di Minincleri sul primo palo, ma Di Rienzo si fa trovare pronto e disinnesca, ma l'occasione più ghiotta per i locali è al 24esimo per il neoentrato Mbuba che imbeccato alla perfezione da Minincleri dà solo l'illusione del gol con la sfera che termina fuori di un niente. Il Pineto risente nel finale anche dei tanti impegni ravvicinati e Pomante inserisce ancora forze fresche. Al 36esimo cambio tattico per il tecnico locale che richiama Pepe e fa entrare Bugaro passando di fatto ad un 4-2-4 e tentando il tutto per tutto, ma è la Vastese a rendersi pericolosa. Al 39esimo con un lampo di Diarra sul quale è bravo Mercorelli in tuffo a disinnescare spedendo in corner. Nel finale è una solo pinetese. Al 42esimo ripartenza veloce dei biancazzurri con Bugaro che prima pensa al tiro, poi serve Romano che però sbilanciato spreca spedendo abbondantemente largo. Ultima occasione al 44esimo per Galeano dalla distanza, ma il rasoterra pericoloso esce fuori di un soffio. Il derby così si tinge di biancorosso con la Vastese che si porta a casa l'intera posta in palio. Pasto falso del Pineto che frena nella corsa playoff e rimanda le proprie chance alla sfida contro il Castelnuovo, Covid permettendo. Questo è il servizio di Roberta Di Sante. Adesso proseguiamo con la D, seconda sconfitta consecutiva in casa per un Giulianova comunque già salvo, ma se domenica scorsa era stata la capolista Campobasso a passare al Fadini, questa volta il risultato pieno lo coglie la già retrocessa Agnonese che si impone con un gol per tempo. Vediamo. Nel recupero della 26esima giornata di ritorno del campionato di Serie D, l'Agnonese batte 2-0 il Giulianova con una rete per tempo di Amaya e Sapone. In casa giallorossa tutti a disposizione per mister Bitetto al rientro in panchina dopo aver scontato le due giornate di squalifica. Nel 3-5-2 del tecnico pugliese, a differenza del match contro il Campobasso, partono dal primo minuto Cucchi in difesa, Antonelli sulla corsia di destra, Massetti a centrocampo e Barlafante in attacco a far coppia con Paudice. Negli altomolisani guidati da Antonio Di Rosa c'è la macchia a guidare la difesa. A Di Lollo sono affidate le chiavi della cabina di regia, mentre in attacco giocano Sosa e Troiano. Dirige l'incontro Ilaria Bianchini di Terni. La prima occasione è di marca locale con De Cerchio che spara forte dal limite dell'area con la sfera deviata in corner dal bravo Caputo. Il Giulianova sembra poter controllare la partita, ma al 21esimo incredibilmente va sotto. Erroraccio in fase di disimpegno di Capitan Danna che spalanca lo specchio della porta ad Amaja e per il giocatore argentino e gioco da ragazzi infilare Mora per il gol del vantaggio. I locali accusano il colpo e commettono diversi errori individuali anche se si fanno vivi dalle parti di Caputo alla mezz'ora con Danna, ma il suo tiro non inquadra la porta. Ancora giallorossi alla ricerca del gol del pareggio con una doppia occasione al 42esimo che vede protagonista prima Paudice, il quale liberato al tiro da De Cerchio conclude con poca cattiveria facilitando la parata di Caputo, poi la sfera giunge sui piedi di Massetti, murato dalla difesa.
difesa. Sul finale di tempo l'Agnonese è costretta ad effettuare due sostituzioni. Barbato e Sosa alzano bandiera bianca al loro posto, Page e Sapone. In avvio di ripresa è subito il Giulianova a creare una potenziale occasione da rete. Passano appena due giri di lancette e Barlafante prova l'incursione in area di rigore. Poi la conclusione sul primo palo esalta i riflessi di Caputo. Al sesto minuto tornano a farsi vedere gli altomolisani con l'autore del primo gol, Amaia, che, liberato in avanti dal rinvio di Caputo, spara incredibilmente fuori da buonissima posizione. Un minuto più tardi a divorarsi un gol facile facile il Giulianova. Antonelli lavora un buon pallone in area di rigore verso Paudice, ma l'attaccante pecca di leziosità e il suo colpo di testa viene bloccato in due tempi dal portiere. Al 25esimo si rivedono gli ospiti e lo fanno in maniera letale. Dagli sviluppi di una rimessa laterale, pallone illuminante per Sapone, che, partito in posizione dubbia, si presenta davanti a Mora e di precisione lo infila per il 2-0 ospite. Il sipario praticamente si chiude qui, con il Giulianova che in maniera molto confusionaria cerca di realizzare il gol della bandiera senza impensierire l'estremo ospite. Merito all'Agnonese che, seppur già retrocesso in eccellenza, sta onorando fino alla fine il campionato. Domenica ancora tempo di recupero con il Giulianova, ospite in terra laziale dell'Aprilia. Calcio a 5 adesso. Dopo il pareggio di gara 1, il Montesilvano compie l'impresa, domina gara 2 a Milano contro il Kickoff e vola nella finale scudetto, dove sfiderà Falconara. Il servizio è di Sergio Zappalorto. Ennesima finale conquistata dal Montesilvano, che tira fuori il meglio che è in corpo e sbanca il campo del Kickoff in gara 2 dopo l'inopinato 0-0 dell'andata. Un 9-2 che parla da sé e dice di tutta la forza di un gruppo che troppe volte avrebbe meritato di ottenere di più, ma la volontà non sempre basta. Stavolta non c'è stata storia e gli abruzzesi riescono a esprimersi secondo effettivo potenziale. A sbloccare dopo 5 minuti è Lusileia, l'intramontabile che va verso i 40 e che di gol ne metterà a segno alla fine 3. Le altre firme, doppiette di Ortega e Sciascio, più Amparo e un autorete dell'ex Pomposelli. Poi la corazzata di Gonzalo arrotonda fino al 4-0 e il riposo accorcia la Berta vecchia conoscenza. Ripresa ancora a senso unico e capitolo chiuso trionfalmente. E ora si punta allo scudetto, sia pure contro l'imbattibile Falconara, che ospiterà le Montesilvanesi domenica 6 in gara 1, con o senza il colosso Tati, per poi giocare al Palarigopiano gara 2 domenica 13 giugno, eventuale bella in terra marchigiana domenica 20. E questo era il nostro ultimo servizio. Io vi ringrazio per averci seguito. Il prossimo appuntamento con il TG6 è alle ore 19 e vi auguro una buona giornata.